Mi chiamo Deborah D'Agostino, sono una guida ambientale escursionistica e opero principalmente nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Mi sono laureata in ingegneria biomedica, poi mi sono resa conto che Roma mi stava troppo stretta e per puro caso sono tornata qui con l'intenzione di tornare a settembre a Roma per prendere un'altra casa e in realtà non sono più tornata. Ho ricominciato a rivalutare la passione che avevo per il posto in cui vivevo e per le montagne dove in realtà sono nata e cresciuta. Sono cresciuta con i racconti di mia madre della sua infanzia in Val Canneto. Mio nonno era un pastore, aveva le mucche, quindi ogni estate portava i suoi quattro figli con lui negli stazzi in Val Canneto. Sono cresciuta con quell'idea di natura, con quell'idea di territorio. E in più anche mio padre comprava cavallo, capre, solo per il gusto di stare in montagna, per godersi alla fine i boschi che aveva dietro casa. Sono una guida ambientale escursionistica. Questa volontà è arrivata tramite un mio amico che fa la guida e soprattutto collaborando con i guardiaparco, collaborando per censimento camosso e osservazioni orso. Mi sono resa conto dell'importanza del nostro territorio e degli animali che comunque lo vivono e lo popolano e poi mi sono resa conto soprattutto del nostro, in particolare del versante laziale che è praticamente poco considerato rispetto al versante abruzzese ma tante potenzialità. Siamo sul sentiero N2, un sentiero ufficiale del parco che conduce da Prati di Mezzo a Foce San Michele nel Molise, un sentiero che nei tempi antichi veniva utilizzato come era la vera e propria strada che portava i pellegrini dall'abbazia di Monte Cassino all'abbazia di Castel San Vincenzo in Molise. Bello vedere le montagne, bello vedere le rocce, gli alberi, qualsiasi aspetto naturalistico, descrivere gli animali, però la cosa più importante sono le storie e le storie bisogna innanzitutto vivere il territorio e soprattutto conoscere le persone che hanno sempre vissuto in questo posto e a volte anche riuscire a stare in silenzio per percepire ciò che ci circonda. Persone che, come me, hanno vissuto a Roma e che vengono da Roma, anche un minuto di completo silenzio dà un valore in più a quello che stanno vivendo. Spesso mi chiedono, ma non hai paura quando vai in montagna da sola di incontrare l'orso? E io sinceramente non ho paura, ma non ho mai avuto paura, soprattutto perché mi ricordo appunto questa storia dove mamma raccontava che mio nonno era lì allo stazzo e l'orso lo scacciava con la scopa.
non aveva un fucile, non aveva nulla. È vero, l'orso andava lì, andava una volta entrato nel recinto, però lui non lo temeva. E mia nonna, quando faceva praticamente le traversate con l'asino e due bambini piccoli, due rimanevano con mio nonno e due li portava con lei, portava l'asino, le provviste, perché una volta ogni due settimane scendeva giù in paese per fare il pane e per prendere i pelati, e quando risaliva su, spesso anche di notte, portava con sé la torcia, la torcia con la fiamma, per difendere soprattutto l'asino, che poteva magari essere visto come una preda dei lupi. Ma lei nemmeno, lei non aveva armi, aveva solamente la sua torcia, l'asino e i due bambini che la seguivano, anche di notte. Mi è capitato spesso di incontrare l'orso e l'ho visto anche durante le osservazioni che facciamo con il parco, e ho avuto la fortuna di incontrarlo anche a distanza molto ravvicinata. Non ci aveva sentito, noi comunque eravamo seduti in silenzio e ce lo siamo trovati. Lui è stato sorpreso di noi e noi siamo stati sorpresi di lui, si è spaventato e è andato via. Questa è una traccia, si chiama Y, è tipica della lepre. Queste sono le due zampe posteriori e queste invece sono le due zampe anteriori. Sia l'incontro con l'orso che l'incontro con il lupo è qualcosa forse di indescrivibile. A volte capita che hai la macchinetta fotografica a portata di mano, ma eviti, perché comunque devi, è come se volessi quel momento tutto per te. Prendere la macchinetta e fare una foto sarebbe una perdita di tempo in questi incontri fortuiti, diciamo. Importantissimo lasciare la montagna come l'abbiamo trovata. Quello che cerco di trasmettere come guida è che in montagna dovremmo lasciare solamente le nostre impronte e nient'altro.